due parole che chiuderanno il pomeriggio di oggi sugli incentivi fiscali che ci sono dietro questo tipo di TACRAD. Come sempre, in fondo troverete i miei contatti e troverete anche il link di ABB dove potete iscrivervi ai corsi che programmeremo da qui alla fine. Se siete d'accordo, possiamo partire. Nel frattempo, se avete delle domande, potete porle o nella chat. Iniziamo con lo scenario normativo, un percorso stato abbastanza lungo, che ci ha portato oggi a ragionare in un'ottica completamente diversa all'ottica di qualche anno fa. Siamo 19 anni fa, con la prima direttiva europea che riguarda la prestazione degli edifici, la famosa EPBD del 2002, direttiva 91. Quegli anni che anche gli edifici debbono essere soggetti a una prestazione, o meglio, debbono garantire una certa prestazione energetica, che è gli edifici danno un contributo in negativo alle dispersioni energetiche a livello comune. Quindi comincia a emanare l'Europa una legge, che poi viene recepita all'interno dei singoli stati, affinché gli stati membri rispettassero determinate regole nel censire e nel gestire e nel rinnovare il parco edifici. Allora, quindi sostanzialmente con questa prima legge comunitaria del 2002, quindi di 18 anni fa abbondanti, comincia a parlare di verificare quali sono i consumi all'interno degli edifici in modo tale per poter capire cosa si possa fare a questo punto per intervenire e per ridurre le emissioni di anidride carbonica. L'altro scopo è, una volta che abbiamo capito di che cosa si sta parlando, ma è lo stato dell'arte, capire sostanzialmente come migliorare le prestazioni energetiche di questi edifici attraverso degli interventi. Chiaro che una legge non può entrare nel merito della parte tecnica, ma sarà una norma apposta che dirà sostanzialmente come intervenire. Però intanto questa legge comincia a dire che una volta date delle regole a carattere comunitario, noi dobbiamo intervenire in un certo modo. Nello specifico ci devono essere quattro provvedimenti principali, che sono: quadro normativo sulla metodologia di calcolo, quindi tutti i paesi devono adottare la stessa metodologia di calcolo, da qui la famosa UNI che poi verrà sviluppata. In altri termini, un edificio a Milano, posto a Zurigo piuttosto che a Londra, piuttosto che in un'altra città europea, a pari caratteristiche, chiaramente deve dare risultati uguali, deve performare in un modo uguale. Quali sono i risultati minimi, i requisiti minimi che ogni singolo edificio perché venga collocato in una certa classe, in modo tale da capire quali siano i paletti fondamentali per poter classificare questi edifici senza barare sostanzialmente, fare di conseguenza la cosiddetta certificazione energetica degli edifici e dopodiché permettere l'ispezione e le valutazioni degli impianti tecnici affinché chiaramente il verificatore possa verificare con criteri europei che quell'edificio sia stato collocato nella giusta categoria con le giuste prestazioni. Nel 2006 esce un'altra direttiva europea che riguarda l'efficienza degli usi finali dell'energia. In Italia sostanzialmente diventa legge un paio d'anni dopo, la legge 115 del 2008, che praticamente
porta l'Italia a dotarsi di un primo piano d'azione per l'efficientamento energetico nazionale. A livello europeo, a quell'epoca, 15 anni fa, possiamo dire, si parlava di prevedere di risparmiare circa il 9% di energia a livello comunitario e l'Italia, per poter dare questo contributo al 9%, doveva fare un po' di compiti a casa e vedere come pesare il proprio intervento affinché l'Europa raggiungesse quei risultati. Nel 2007 è stata fatta la famosa Europa 2020-20, come la chiamo io, nel quale sostanzialmente bisognava, tutti ormai lo sappiamo a memoria, ridurre i gas dell'effetto serra del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% e soddisfare con almeno il 20% di fonti rinnovabili il fabbisogno europeo. Questo è stato, quest'ultimo punto diventerà sempre più pesante, basta vedere che cosa succede ai giorni nostri, perché è un tentativo, è ancora in atto dell'Europa, di abbassare, diciamo così, il fabbisogno europeo da fonti non rinnovabili verso le fonti rinnovabili. Nel 2009, quindi poco dopo, l'Italia prende atto che c'è una direttiva europea numero 28, la trasforma in legge nazionale nel 2011 e questa legge nazionale è la numero 28 e sostanzialmente non fa altro che mettere a disposizione gli strumenti, meccanismi, tecnologie, incentivi e quant'altro per poter raggiungere gli obiettivi fissati del decreto precedente, cioè del 20-20-20. E per fare questo l'Italia suddivide se stessa nelle regioni e assegna ad ogni regione un compito ben preciso per poter far sì che il contributo italiano a livello nazionale porti l'Europa al raggiungimento di questi obiettivi. Nella slide che vi sto proiettando vedete sostanzialmente come le regioni dovevano contribuire all'epoca affinché l'Italia raggiungesse l'obiettivo globale del 17%, in modo tale che il suo contributo fosse utile al raggiungimento del contributo totale europeo. La storia non finisce qui, c'è una seconda EBBD nel 2010 che a questo punto va a specificare alcuni dettagli della EBBD del 2002, nel senso che l'Europa dice noi ci siamo dati delle regole, vogliamo raggiungere degli obiettivi di efficientamento energetico, però a questo punto non dobbiamo fare i furbetti, dobbiamo fare in modo sostanzialmente che ogni tanto riflettiamo su quanto stiamo facendo e verifichiamo che i risultati che stiamo ottenendo siano risultati coerenti con l'obiettivo che ci siamo posti. Pertanto, cari Stati membri, dice l'Europa, voi ogni 3 anni dovete tirare una somma di quello che avete fatto e verificare che questa somma porti sostanzialmente verso il cammino, verso il risultato preposto, prefissato. Inoltre, vi do un giro di vite, e il giro di vite riguarda a questo punto gli edifici pubblici che non devono essere più certificati oltre i 500 metri quadri, ma inizia la certificazione anche al di sotto dei 500 per una superficie maggiore o uguale ai 250 metri quadri. Nel 2012 esce la famigerata, famosissima direttiva 27 che riguarda l'efficienza energetica. In Italia, per chi fa questo tipo di attività, lo conosce meglio come decreto 102 del 2014, e con questa legge sostanzialmente si impone a certe tipologie di aziende, particolarmente diciamo così, esose di energia per la loro attività oppure particolarmente grandi in termini di fatturato e di persone, di fare de,
delle, diciamo così, delle, degli audit, dopodiché cominciare a fare in modo che alla valle dell'audit si possa mettere mano a una soluzione tecnica per poter ridurre i propri consumi e quindi migliorare l'efficientamento energetico. Nel 2015, a fine 2015, c'è il raddoppio del 20-20-20, non è proprio così, ma per semplicità parliamo di raddoppio. L'Europa non fa più 20-20-20, ma fa 40, 32 e 32,5. Diciamo, raddoppiamo. Quindi le emissioni vanno ridotte al 40%, bisogna avere una componente rinnovabile del 32% e un miglioramento dell'efficientamento energetico del 32,5% in base agli accordi di Parigi e successive modifiche. Quindi di fatto nell'arco di un decennio, ne ha scarso, l'Europa alza l'asticella al doppio dell'altezza precedente. Ma non è finita qui, perché recentissimamente, alla fine del 2018, l'Europa cambia strategia, quindi l'Europa è inteso come Stati membri, ovviamente qui c'è anche l'Italia dentro, ovviamente, si cambia strategia, non si parla più di un decennio o di 15 anni, ma si fa una strategia a lungo termine che porterà ai risultati al 2050. Per il 2050 la Commissione europea, leggo la testuale frase che trovate nella slide, propugna un'Europa a patto climatico zero entro il 2050. Questi sono gli obiettivi della nuova legge della Comunità europea, targata 28 novembre 2018. Sto parlando della nuova EPBD, quindi la terza edizione dell'EPBD, 844 del 2018, che è diventata legge nazionale appena prima delle ferie, nel giugno di quest'anno anche in Italia. Quindi si tratta a questo punto di mettere mano a questo nuovo requisito del legislatore che si articola in questo modo. Primo punto, integrare e rendere più efficaci le strategie di ristrutturazione degli immobili. Sia per edifici residenziali che non residenziali. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che nel momento in cui si fa una ristrutturazione di un immobile per far sì che questo possa essere più efficiente, questa ristrutturazione non è più una parola molto semplice della serie, chiamo un muratore e faccio rattoppare quattro buchi, oppure cambio semplicemente una persiana piuttosto che un calorifero, piuttosto che altre cose, ma la ristrutturazione diventa di fatto un qualcosa di articolato, un progetto, un piano di risparmio che deve portare quell'edificio, quel cliente a dover avere dei benefici da qui al 2050, da qui a lungo termine. Quindi non è un rattoppo, ma è un progetto vero e proprio. Incoraggiare poi l'uso di tecnologie informatiche, in questo punto si rimarca un concetto fondamentale che l'efficientamento, l'edificio NZEB non lo si può fare sostanzialmente con degli automatismi manuali, diciamo così, sotto la volontà dell'uomo, ci pensa l'uomo, ma ci deve essere un qualche cosa che aiuti l'essere umano a modificare praticamente le prestazioni energetiche dell'edificio nell'arco delle ore, della giornata, della settimana e del mese, se non dell'anno. Terzo punto importante di questa nuova legge anche italiana, promuovere forme alternative di trasporto, legacy, infrastrutture per la ricarica degli edifici, cioè infrastrutture per la ricarica per autoveicoli elettrici. Rientra in questa nuova EPBD anche il concetto di dire, nel momento in cui voi fate una ristrutturazione, ovviamente fate anche un progetto ex novo, questo è già più scontato, ma nel momento in cui fate una ristrutturazione dovete verificare sostanzialmente quali siano le regole che io vi dico come Europa e come Italia per poter a questo punto prevedere la predisposizione di un certo numero di posti auto alimentabili con colonnine di ricarica perché lì un domani ci sarà l'autovettura elettrica. E nello specifico, negli edifici non residenziali
con almeno 10 parcheggi, ci vuole almeno il 20% di questi adibito, diciamo così, predisposto alla ricarica del veicolo elettrico, e nei edifici residenziali con abbastanza grandi, quindi con almeno 10 parcheggi, devono essere predisposti tutti i parcheggi affinché questi possano accogliere le stazioni di ricarica delle auto elettriche. A riguardo sostanzialmente del discorso della mobilità elettrica, c'è un corso specifico se siete interessati a approfondire anche la parte impiantistica, oltre che i vari modelli e i vari prodotti che siamo in grado di fornire a fronte di specifiche esigenze dei clienti. Quarto punto, che suonava abbastanza allarmante, perché ha anticipato quello che stiamo vivendo in questi giorni con il discorso del super ecobonus, era quello di vedere la ristrutturazione estesa a un concetto di salubrità, di comfort, di sicurezza sismica. Perché dico allarmante? Perché ancora prima sostanzialmente che arrivasse questo periodo non certo felice per l'Europa e anche per l'Italia del Covid, l'Europa nel 2018 aveva già pensato sostanzialmente che la ristrutturazione, visto che gli edifici nuovi non se ne fanno più tantissimi, deve essere preso come punto di riferimento per migliorare anche quell'aspetto invisibile, che è la parte della salubrità, del comfort termico e visivo, nonché rendere gli edifici più sicuri da un punto di vista della sismicità. Guarda caso, quest'ultimo punto è ampiamente sviluppato nel concetto di super ecobonus 110%. Altre due cose importanti che non dobbiamo dimenticarci con questa legge sostanzialmente è il primo punto, il passaporto per la ristrutturazione. Rimarcare il concetto che la ristrutturazione quindi non è tappare un buco o cambiare un serramento o giù di lì, rimarcare questo concetto attraverso che cosa? Il fatto che nel momento in cui tu mi fai un progetto di ristrutturazione, mi devi sostanzialmente dire anche qual è il rullino di marcia che io, proprietario dell'edificio, devo avere, ben chiaro, affinché possa raggiungere certi risultati nell'arco di un certo periodo di tempo. In modo tale che io veda sostanzialmente che i soldi che mettono in questa fase di ristrutturazione vengono poi convertiti in un efficientamento energetico e non soltanto energetico. Per ultimo punto, altrettanto importante, ma al momento ancora non in fase di non vincolante, non obbligatorio, è il concetto di realizzare un indicatore di intelligenza che si chiama abbreviato SRI. Che cosa è questo indicatore? Sostanzialmente è la capacità dell'edificio di seguire le abitudini dei suoi inquilini. Cosa vuol dire questo? Poi pensate al ciclo di vita di un essere umano. Quando hai 18 anni salti i fossi per il lungo, come si suol dire, quando hai 90 anni evidentemente i fossi non li salti più, ma sono cambiate anche le tue esigenze di comfort. Quello che tu chiami comfort a 20 anni è profondamente diverso dal comfort di una persona anziana, e di conseguenza l'edificio deve cambiare la sua prestazione e il suo interfacciamento anche con il mondo esterno man mano che le persone vivono all'interno del suo edificio. Quindi un'interazione sempre più importante tra l'edificio e il mondo esterno, e quindi anche con la rete. Nel 2017, tanto per darvi un'idea di che cosa sta facendo l'Italia per poter a questo punto avere fonti rinnovabili necessarie a cambiare il paradigma che abbiamo adesso per quanto riguarda il nostro sistema energetico, nel 2017, stavo dicendo, c'è il piano strategico nazionale che ci fa vedere che si passa sostanzialmente da 22,9 terawattore di fotovoltaico a 63 terawattore di fotovoltaico, quindi un incremento di
energia data dal fotovoltaico da qui al 2030 del triplo. Un salto un pochino inferiore, ma comunque sempre importante, per quanto riguarda l'eolico, che passa da circa 15 terawattora a qualcosa come 35 terawattora. Questo vuol dire che l'Italia, assieme all'Europa, sta facendo un forte sforzo per poter far sì che le fonti rinnovabili pesino sempre di più in termini energetici nel nostro portafoglio di funzione. Bene, a livello eurocomunitario l'Italia ha presentato questo piano nazionale clima ed energia, dove sostanzialmente non si fa altro che ribadire quello presentato a livello nazionale. Potete vedere quindi che l'eolico, in questo caso per la potenza, passa da 9.766 MW nel 2017 a qualcosa come quasi 20.000 MW nel 2030, e per quanto riguarda il solare da 19.662 MW a più di 50.000 MW. Se vogliamo parlare di energia, si passa da 16,5 terawattora dell'eolico a 40 e da 22 terawattora a 74,5 terawattora. Incrementi energetici li vedete nel diagramma qua di sinistra, dove vedete in giallo sostanzialmente quanto aumenta la dipendenza, diciamo così, in termini positivi da fonti rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili. Questa immagine fa capire sostanzialmente che il fotovoltaico è tutt'altro che morto, le fonti rinnovabili sono tutt'altro che morte, anzi ci sono, vedremo nelle slide successive, forti investimenti e ulteriori leggi che spingono sostanzialmente e incentivano l'uso delle fonti rinnovabili rispetto alle fonti non rinnovabili. Eccolo qui un primo passo, si vede sempre che l'impatto economico del Piano Nazionale Clima ed Energia appena presentato va a liberare un extra 184 miliardi di euro, tanto per darvi un'idea, che sono sostanzialmente necessari per poter incentivare, per poter avere quella quella quantità di potenza barra energia necessaria da qui al 2030. Se voi andate a confrontare questo valore con una finanziaria tradizionale, troverete che questo valore è circa 10 volte il valore di una finanziaria, a parte il periodo Covid che chiaramente ha reso più sballato completamente la situazione. Una di queste leggi del 2019 che incentivano sostanzialmente l'uso delle fonti rinnovabili è la FER 1 del luglio del 2019, per l'appunto, dove a questo punto non c'è più un accesso diretto agli incentivi, ma si passa attraverso il concetto di aste e di registri. Impianti sostanzialmente, adesso cerco di farla un po' breve perché in realtà la questione non è così semplice, è una questione molto più complicata, ma diciamo che gli impianti vengono suddivise in due fasce, una prima fascia da 20 kW a 1 MW e una seconda fascia oltre il MW. La prima fascia sostanzialmente va a registro, la seconda fascia invece va con le aste. Parlando chiaramente oggi di edifici, direi che noi siamo sicuramente dentro la prima fascia, pertanto verrà estesa, verranno presentati coloro che hanno saranno titolari di edifici o similari, potranno accedere alla FER 1 attraverso sostanzialmente dei registri. Con in che modo? Se la potenza è inferiore a 250 kW o uguale a 250 kW, il GSE ritira tutta l'energia prodotta con una tariffa cosiddetta, come vedete in alto, incentivante omnicomprensiva. Qualora invece fossimo sopra i 250 kW, c'è solo la possibilità a questo punto di andare all'incentivo in modo tale che è costituito sostanzialmente da una tariffa omnicomprensiva ridotta da un certo sconto e da un certo prezzo zonale su cui ci sarà un incentivo. Chi ha valori di potenza inferiori a 250 kW potrà scegliere sia l'una che l'altra,
invece per impianti superiori a 250 kW si potrà scegliere soltanto l'opzione dell'incentivo e basta. Un'ulteriore incentivazione all'uso sostanzialmente delle fonti rinnovabili è arrivato anche quest'anno, nel febbraio del 2020, attraverso il decreto mille proroghe. Sostanzialmente in questo decreto si va a dire che ci dà il via libera alla creazione di comunità energetiche, ovvero i normali consumatori, come potremmo essere noi, possiamo associarsi in comunità energetiche con sostanzialmente l'intento di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile. Quindi sostanzialmente mettiamoci in un condominio, noi a questo punto potremmo, associandoci, diventare autoconsumatori con l'energia prodotta dagli impianti provenienti dai nostri tetti. Guardate che questo è un qualche cosa che diventerà ancora più evidente quando l'Italia riceverà, o meglio, quantomeno quando l'Italia renderà legge la direttiva RED 2 della fine del 2018, dove addirittura nell'articolo 21 di questa direttiva si va a introdurre il concetto di autoconsumatore. Quindi si va a dire che tutti i soggetti localizzati all'interno di un edificio in cui sia presente un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono fare l'autoconsumo, senza distinzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno di un edificio dove sul tetto io ho un bellissimo impianto fotovoltaico ad oggi che non può essere utilizzato per le parti private ma solo per le parti comuni, un domani potrà essere usato anche per le parti comuni. Questo significa chiaramente rivedere parecchie cose all'interno della gestione degli edifici stessi. Prospettive di crescita dell'energia elettrica come vettore rispetto all'altro, lo vedete in questa analisi fatta dall'RSE, dove vedete che c'è un incremento interessante sia per quanto riguarda i consumi finali dell'energia elettrica, soprattutto nei trasporti, a causa del fatto che si sta spingendo moltissimo fonti alternative al motore a combustione con motori elettrici e anche nel segmento civile. Infine, sempre un'altra legge, che è una delibera questa volta dell'autorità ARERA nei confronti del DSO, è quella sostanzialmente della fine del 2019, esattamente del 12 novembre del 2019, nella quale sostanzialmente l'autorità dice al DSE di dare un contributo a quegli edifici, o meglio in questo caso a condomini, che hanno ancora i contatori non messi all'interno di un apposito locale. Questo contributo può arrivare sostanzialmente fino a 1200 euro, in modo tale che non c'è soltanto spostamento fisico del contatore dal punto A al punto B, ma c'è anche la possibilità, anzi la necessità, di dover portare più potenza all'interno dei singoli appartamenti e questa potenza diventerà fino a 6 kW per tutti. Ecco quindi che c'è, diciamo così, la possibilità di cogliere l'occasione da un lato di avere maggior potenza all'interno del singolo appartamento e dall'altro lato di ristrutturare i montanti che spesso nei nostri condomini, soprattutto quelli di una certa età, sono abbastanza fatiscenti e non sicuri. Il risultato finale quindi dovrà portare, a fronte di maggior potenza, un aumento dei carichi elettrici in casa e avremo modo di vedere qual è l'effetto della home automation nel momento in cui andremo a gestire questi carichi elettrici all'interno di un appartamento piuttosto che di un building e di conseguenza un possibile passaggio a una maggiore efficienza, una classe di efficienza energetica superiore grazie anche all'uso della EN15230. Questo panorama che vi ho illustrato in questi circa 20 minuti è stato un panorama non di norme, ma soltanto di leggi. Sapete che c'è una certa differenza tra norma e legge.
Quindi adesso, fino adesso io ho parlato di quello che dicono le regole dello Stato italiano. D'ora in avanti incontreremo queste regole dello Stato italiano, ma parleremo anche di norma tecnica.